Cari amici, eccoci nuovamente giunti ad una ulteriore seduta. Questa volta tratteremo un tema molto particolare. Parleremo della Chiesa ai Corinti o ai Corinzi, che dir si voglia. L'Apostolo Paolo scriverà due epistole a questa comunità. In verità ne scriverà tre, ma una è andata persa. Ora, vogliamo parlare di questa chiesa, perché è una chiesa, come dire, molto polemica. È una chiesa che ha molto da insegnare alla chiesa attuale, perché è una chiesa che proporrà alcuni disordini che poi si riverificheranno nell'ultimo giorno, negli ultimi giorni. Come scritto in Ecclesiaste 1:8, che la storia si ripete, cioè le cose di ieri sono quelle di oggi e quelle di oggi sono quelle di domani. Come intro per questa seduta vogliamo leggere un passo molto famoso che si trova nel capitolo 14 della prima epistola ai Corinti e leggeremo dal verso 26 fino al verso 40. E come sempre vogliamo leggere nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Che conviene dunque fare, fratelli, quando voi vi radunate, avendo ciascuno di voi chi salmo, chi dottrina, chi linguaggio, chi rivelazione, chi interpretazione, facciasi ogni cosa ad edificazione. Se alcuno parla linguaggio strano, facciasi questo da due o da tre al più, e l'uno dopo l'altro e uno solo interpreti. Ma se vi è alcuno che interpreti, anzi scusate, se non vi è alcuno che interpreti, tacciasi nella chiesa colui che parla linguaggi strani e parli a se stesso e a Dio. Parlino due o tre profeti e gli altri giudichino. E se a un altro che siede è rivelata alcuna cosa, tacciasi il precedente, poiché tutti uno a uno potete profetizzare, a ciò che tutti imparino e tutti siano consolati. E gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perciò che Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi. Tacciansi le vostre donne nelle radunanze nella chiesa, perciò che non è loro permesso di parlare, ma debbono essere soggette, come ancora la legge dice, e seppur vogliono imparare qualche cosa, domandino i loro propri mariti in casa. Perciò che è cosa disonesta alle donne di parlare in chiesa. La parola di Dio è la proceduta da voi, ovvero è la pervenuta a voi soli? Se alcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore, e se alcuno è ignorante, sialo. Così dunque, fratelli miei, appetite come a gara il profetizzare e non divietate il parlare linguaggi, ma facciasi ogni cosa onestamente e per ordine. Bene, fino qui la lettura del Sacro Evangelo. Prima di iniziare vorrei innanzitutto aprire una parentesi. Come abbiamo letto nel verso 34, c'è un verso che può risultare quanto ambiguo. È anche un verso, se utilizzato male, può essere molto polemico, ovvero quello delle donne che devono tacere nella pubblica adunanza. Ora noi dobbiamo prendere sempre il passo, il verso, sempre nel contesto, perché altrove è scritto che la donna invece può profetizzare. Ora, profetizzare nella scrittura soprattutto vuole indicare il fatto appunto di proferire, di parlare, di annunciare cose. E quindi sembrerebbe che ci fosse una contraddizione nella parola di Dio. No. Il punto di questa epistola è proprio questo, che in tutta la Chiesa ai Corinti si stavano verificando dei gravi disordini e ovviamente in questi disordini, come potremo vedere più avanti e come possiamo constatare qui nel verso 34, le donne non erano escluse. E quindi più che profetizzare si stavano facendo dei veri e propri disordini. E ecco perché l'Apostolo Paolo interviene con queste due epistole a gamba tesa, ma questo poi lo vedremo man mano che leggeremo tutta quanta l'epistola. Mai e poi mai il Signore vuole mettere la museruola alla donna, assolutamente no,
Vero è che abbiamo compiti diversi, ci sono dei compiti che fanno le donne e dei compiti che facciamo noi uomini, ma questo vale anche nella vita materiale, ma non per questo l'uomo è maggiore, è più grande della donna, è più importante della donna, viceversa non può essere altrettanto uguale nei confronti di una, ovvero qualora si verificasse una prevaricazione da parte della donna sull'uomo. Insomma, per concludere, sia il maschilismo che il femminismo sono due movimenti assai diabolici e assolutamente vanno contro il cristianesimo. Quindi qui non vuole dire che la donna nella radunanza deve tacere, come abbiamo detto, perché altrove dirà che la donna appunto può profetizzare, quindi può parlare. Ora c'è una certa, come dire, direzione nei confronti invece per quanto riguarda l'insegnamento della parola di Dio, ma quella è un'altra storia e ad ogni modo abbiamo anche lì delle situazioni dove il Dio chiama anche delle donne a insegnare, abbiamo anche delle buone testimonianze dove delle donne occupano posti di insegnamento e lo fanno anche molto bene e danno un ottimo testimonio, un'ottima testimonianza. Abbiamo anche il caso di Aquila e Priscilla. Ad ogni modo tutto questo lo stiamo aprendo semplicemente come parentesi, perché non fa parte di questa seduta, quindi non ci inoltreremo più di tanto, ma bando al maschilismo, bando al femminismo, bando al non far parlare le donne nella comune radunanza. Nella nostra radunanza le donne intervengono tranquillissimamente e dicono la loro senza nessun problema. Siamo tutti uguali, questo lo voglio ripetere a più non posso, in maniera tale da smontare tutti questi movimenti strani. Poi gli altri facessero come vogliono, ma noi seguiamo questa linea. Bene, ora il punto invece che vogliamo trattare in questa seduta riguarda appunto la Chiesa, i disordini che si verificavano nella Chiesa ai Corinti. Abbiamo letto un passo che va appunto dal capitolo 14, dal 26 al 40, e non è che l'Apostolo Paolo qui stesse facendo un discorso tranquillo, no, 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 qui l'Apostolo Paolo sta intervenendo a gamba tesa, perché tutto nasce appunto dall'inizio dell'epistola. Infatti, per capire un discorso è necessario ascoltarlo tutto quanto, perché se ascolterai solamente una piccola parte di questo discorso non riuscirai a capire il significato completo. E quindi vogliamo partire proprio dall'inizio. Quindi partiremo dal capitolo numero 1 di questa prima epistola ai Corinti. Lo vado a cercare nella mia Bibbia, capitolo 1 verso 10. Prima Corinti 1:10, leggiamo quanto segue. Ora fratelli, dice l'Apostolo, io vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo che abbiate tutti quanti un medesimo parlare e che non vi siano fra di voi divisioni, anzi che siate uniti insieme in una medesima mente e in un medesimo sentire. Come possiamo vedere, qui l'Apostolo Paolo sta invitando la Chiesa ai Corinti ad avere un solo spirito, un solo parlare, e li invita anche a non assecondare i scismi, le divisioni, ma ad avere una medesima mente. Quindi possiamo vedere già da come parte l'Epistola ai Corinti che in questa Chiesa splendida, piena di doni, piena di tante belle cose, che cominciavano a nascere dei problemi, e anche dei problemi molto seri, come vedremo più avanti. E quindi cominciamo già a vedere che in questa chiesa si erano formate delle divisioni, dei gruppi, e quindi questo comporta, quando nascono più gruppi in una comunità, che gli uni saranno contro gli altri. Purtroppo è così, ce lo insegna anche la storia e ce lo insegna anche qui l'Epistola ai Corinti, la quale vuole essere, per così dire, un prototipo, un tipo di chiesa che rappresenterà molte chiese che si manifesteranno, specialmente nell'ultimo tempo, negli ultimi giorni. Ma vogliamo andare avanti con la sacra lettura dell'Evangelo e vogliamo leggere sempre
nel capitolo numero 1, il verso numero 12, e dice quanto segue qui l'Apostolo. Ora questo voglio dire, che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa e io sono di Cristo. Bene, come possiamo vedere, c'erano delle vere e proprie divisioni e quindi, come ho detto prima, quando si verifica una divisione o nascono dei gruppi di vario genere, succederà che poi gli uni saranno contro gli altri e appunto l'uno dirà: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, e chissà quante cose poi, quanti turbamenti possono comportare queste cose. Benedetto il nome del Signore. Ora però, prima di andare avanti, desidero aprire una piccola parentesi. Come abbiamo letto nel verso 12, l'ultima parola è Cristo, e l'Apostolo dirà: ma io sono di Cristo. Ora la domanda del milione è questa: ma forse quelli che erano di Cristo erano erano gli unici che stavano bene? E infatti ci insegna la papirologia, ci insegnano gli studiosi della papirologia, che praticamente qui c'è un errore di trascrizione. In verità questo Cristo di sopra non è altro che il Crispo con la P di Palermo o di Padova, che ho riportato nel verso 14, praticamente trascrivendo con il passare dei secoli, alla fine qualche scriba, come dire, ha scambiato una P per una T, e quindi invece di scrivere Crispo avrebbe scritto Cristo. Ma quelli che stavano in Cristo erano gli unici che stavano bene. Benedetto il nome del Signore. Questo aggiornamento ce lo favorisce appunto la papirologia, per chi ovviamente lo vuole accettare. Benedetto il nome del Signore. Sta di fatto, tornando al nostro tema, che c'erano delle vere e proprie divisioni, e quindi possiamo iniziare a capire qual è il carattere di questa comunità nascente, questa comunità primitiva, questa comunità apostolica. Ma per capire meglio questa comunità dobbiamo leggere tutta quanta l'epistola ai Corinti. Ovviamente non la leggeremo tutta quanta per ovvi motivi di tempo, ma coglieremo i versi principali, i quali sono più che sufficienti per farci avere una panoramica al 360 gradi. E quindi vogliamo passare al capitolo numero 3. Adesso volto pagina sulla mia Bibbia, io leggo in questo momento da una vecchia Diodati. Quindi Prima Corinti capitolo 3, leggeremo i primi due versi. Guardate cosa gli dice qui l'Apostolo: ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma anzi vi ho parlato come a carnali. Wow! Poi prosegue e dice: come a fanciulli in Cristo. Io vi ho dato a bere del latte e non vi ho dato del cibo, perché voi non potevate ancora portarlo, anzi neppure ora potete, perché siete carnali. Bene, come abbiamo potuto notare, che forte intervento l'Apostolo Paolo sta facendo in questa epistola. Immaginati un fratello in Cristo maggiore, un anziano o addirittura il tuo pastore, che ti chiama a casa e ti comincia a dire: sei un carnale, non sei spirituale, non ti ho potuto dare del cibo solido, ma ti ho dovuto dare semplicemente del latte. Bene, è un intervento molto forte, che sicuramente molti cristiani, se non sono spirituali, non sarebbero neanche disposti ad accettarlo. Ma già da qui possiamo cominciare a più che intravedere qual è il carattere di questa chiesa. Una chiesa che, come dire, stava iniziando a intraprendere vie, appunto come abbiamo detto, carnali e non spirituali. E quindi era una chiesa completamente disordinata. Ed è in questo contesto, ed è con questo carattere, che noi dobbiamo tornare al verso di prima, ma semplicemente ricordandolo, perché poi lo riguarderemo bene alla fine della seduta. E quindi il verso che ci è servito come intro a questa seduta,
che è appunto il verso che va dal 26 a conclusione del capitolo 14 di questa prima epistola, che dunque, fratelli, quando vi riunite, chi con salmo, chi con dottrina, facciasi ogni cosa per l'edificazione, e poi parlerà anche delle donne. Quindi dobbiamo capire che in quel contesto, ovvero in quel passo va verificato, va visto, va esaminato alla luce di tutto quanto il contesto, e quindi un contesto assai disordinato, un contesto assai carnale, un contesto assai pieno di problematiche, di problematiche anche molto serie, come tra molto breve cominceremo a vedere. Ed è in quel contesto che lui entra a gamba tesa anche nei confronti della donna, perché le donne in tutto questo anche loro apportavano, come dire, il loro approccio ad un buon disordine, e lo dico in senso ironico. E quindi abbiamo davanti una chiesa che comincia a lasciare la retta via, comincia a prendere la via carnale, comincia ad abbandonare la spiritualità. E quindi l'Apostolo Paolo deve intervenire a gamba tesa con la prima e la seconda epistola ai Corinti. Bene, vogliamo continuare e vogliamo invece passare adesso al capitolo numero 4, al verso numero 10, e leggeremo soltanto il verso numero 10. Leggiamo: noi siamo pazzi per Cristo e voi siete savi in Cristo, noi siamo deboli, voi siete forti, voi siete gloriosi e noi siamo disonorati. Vedete il sarcasmo dell'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo aveva un forte temperamento, lo si evince in varie sue epistole, non solamente questa, anche quella ai Galati. Oh Galati insensati, dirà, chi vi ha ammaliati, chi vi ha, come dire, accattivati, e gliene dice veramente di cotte e di crude. E quindi possiamo notare che l'Apostolo Paolo aveva un forte temperamento, e quindi qui denota un certo sarcasmo, una certa ironia, dicendo: voi siete pazzi in Cristo e voi siete savi in Cristo, come dire, voi che non capite niente volete fare i savi, e invece noi, poi continua, noi che siamo gli strumenti, dove è scritto in Efesi 2, 19, 20, 21, 22, che dove viene posto il fondamento della Chiesa, e sui primi apostoli, e non sui primi apostoli tutti gli apostoli, ma solamente i 12 apostoli, irripetibili apostoli. Poi verranno anche degli altri apostoli che nulla hanno a che fare con i primi 12, assolutissimamente, ma questa è un'altra storia. E quindi denota un certo sarcasmo, una certa ironia, e dice: voi siete savi in Cristo, voi siete quelli che avete capito tutto, noi invece siamo quelli deboli, voi siete quelli forti, voi siete quelli gloriosi e noi siamo i disonorati. Quindi vedete con quale forza sta intervenendo qui l'Apostolo Paolo. Ma ripeto, più andremo avanti in questa piccola meditazione, perché di questo si tratterà, una semplice meditazione, anche se ci vorrà del tempo esporla tutta quanta, ma non sarà uno studio profondissimo, ma comunque una meditazione abbastanza relativamente accurata. Dopodiché, sempre nel capitolo 4, vogliamo leggere tre versi, il verso 18, 19 e 20. E dice questo l'Apostolo Paolo: ora alcuni si sono gonfiati, come se io non dovessi venire a voi, ma tosto verrò a voi, ovviamente se piace al Signore, e conoscerò non il parlare di coloro che si sono gonfiati, ma la potenza, cioè il mettere in pratica, il vivere la parola di Dio. Poi continua: perché il regno di Dio non consiste in parlare, ma in potenza. Cioè, appunto, in vivere, in mettere in pratica i sani precetti biblici. Che volete? Verrò io a voi con la verga, ovvero con amore, con spirito di mansuetudine? Wow! Come vedete, più si va avanti nella lettura di questa epistola, e più si rimane a bocca aperta, più si rimane perplessi.
Ora vogliamo passare immediatamente al capitolo successivo, quindi al capitolo numero 5 leggeremo solamente il verso 1. Dice così: del tutto si ode che vi è fra voi fornicazione, e tal fornicazione che non pur fra i gentili è nominata, cioè che alcuno si tiene la moglie del padre. Ecco qui. Pensate in che contesto ci troviamo, in che contesto va letta appunto quella parte che abbiamo letta prima nel capitolo 14 dal 26 in poi. Ecco perché io dico sempre, quando leggiamo un passo, quando leggiamo un verso, esaminiamolo alla luce del capitolo, dell'epistola completa, dell'Evangelo completo, della Bibbia completa. Perché un verso fuori dal contesto non è altro che un mero pretesto. Ed è, lo riporto nuovamente alla luce, in quel contesto che dobbiamo esaminare anche il passo rivolto alle donne. Qui abbiamo davanti una situazione drammatica, una situazione dove era entrata la carnalità, era cessata la spiritualità, c'erano delle divisioni e siamo arrivati a un punto che c'era anche una fornicazione così forte che non veniva nominata neppur tra i gentili. Non solo non esisteva tra i gentili, cioè tra quelli che non erano cristiani, ma non era neppur, come dire, nominata, non passava neanche per la mente di qualcuno. E questo è veramente terribile. Se poi a questo qui ci vogliamo aggiungere anche un altro passo, che si trova invece nella seconda epistola ai Corinti, lo vado a cercare, seconda epistola ai Corinti, capitolo 6, verso 14, dice: non vi accoppiate con gli infedeli, perciò che partecipazione vi è egli tra la giustizia e l'iniquità, e che comunione vi è egli tra la luce con le tenebre, e che armonia vi è egli di Cristo e di Belial, e che parte ha il fedele con l'infedele, e che accordo vi è egli del tempio di Dio con gli idoli, poiché voi siete il tempio dell'Iddio vivente, siccome Iddio disse: io abiterò nel mezzo di loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi mi saranno popolo. Come vedete, oltre a questa grande presenza di fornicazione, c'era anche un altro fattore, che praticamente la Chiesa ai Corinti stava venendo meno a uno dei principi biblici principali, è quello di non accoppiarsi con persone che non condividono la propria fede. E voi pensate che uno dei motivi che fece scatenare il diluvio universale, che fece, come dire, che fu la goccia che fece traboccare il vaso, fu proprio quello che i figli di Dio si iniziarono ad accoppiare con appunto le figlie degli uomini, guardando appunto semplicemente la bellezza, senza invece riguardare a quello che conta veramente, e cioè se la persona che sposerai condivide o non condivide la fede in Cristo. Con questo la scrittura non vuole dire che non ci dobbiamo prendere un partner di bella presenza, assolutamente, ma il fondamento non deve essere quello, ma deve essere appunto il fatto che condivide la fede in Cristo. Altrimenti, se qualcuno non ottempererà a questo comandamento, intanto peccherà contro la parola di Dio e poi dovrà raccogliere frutti molto amari, in quanto il tuo partner ti farà una vita impossibile per quanto riguarda appunto il vivere la tua fede e ti porrà molti ostacoli. Ovviamente ci sono delle eccezioni, ma si tratta appunto di eccezioni. E quindi, come vediamo, questa chiesa ai Corinti era una chiesa che lasciava, come dire, molto a desiderare, ed è una chiesa che vuole rappresentare la chiesa anche degli ultimissimi giorni. Questo è molto importante tenerlo presente. Ma vogliamo continuare, perché veramente da dire ce n'è tanto. Vogliamo leggere il verso numero 1 del capitolo successivo, il capitolo numero 6. Leggiamo quanto segue. Ardisce alcuno di voi, avendo qualche affare con un altro, chiamarlo in giudizio davanti agli iniqui e non davanti ai santi? E poi continua: non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo, eccetera, eccetera. Quindi, oltretutto, c'erano delle forti diatribe tra di loro, delle forti contese, a tal punto che andavano davanti i tribunali civili del presente secolo.
per cose poi, leggendo più attentamente il passo, per cose veramente anche futili a volte. E questo veramente in loro era un male. Pensate a che livello si stava spingendo questa chiesa. Nel verso 16 del medesimo capitolo, invece, leggiamo quanto segue. Non sapete voi che chi si congiunge con una meretrice è uno stesso corpo con essa, perciò che i due, dice il Signore, diverranno una stessa carne. Quindi a questo male di andare davanti i gentili, gli uomini, per processarsi gli uni con gli altri, c'era anche il male, come dire, che andava una prostituta, detta proprio papale. Non sapete voi che chi si congiunge con una meretrice significa prostituta. E come vedete, è un po' difficile parlare di queste cose, ma la scrittura ce ne parla. Non ha mai nascosto chi è l'uomo, l'uomo, cioè l'essere umano, uomo o donna che sia. Ha sempre parlato dell'uomo e ha sempre rivelato il suo carattere instabile e peccatore. Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, verso 5, voi senza di me non potete fare niente. Ecco perché dobbiamo camminare per lo spirito e non per la carne, affinché queste cose non avvengano. Come possiamo vedere, è una chiesa, lo ripeto, ogni tanto ripeto la stessa cosa perché penso sia importante, è una chiesa molto particolare. Ed è in questo contesto che dobbiamo esaminare ogni passo che leggiamo, compreso appunto quello che abbiamo utilizzato all'intro, in capitolo 14, dal verso 26 in poi. Quindi praticamente quando dice facciasi ogni cosa con ordine, è chiaro che lì non c'era ordine, assai c'era un forte disordine in tutte le sfaccettature, quindi anche le manifestazioni spirituali di conseguenza. Questo lo vedremo dopo. Bene, adesso vogliamo passare al capitolo numero 11, lo vado a cercare nella mia Bibbia, e leggeremo i versi 17, 21, 27 e 30. Benedetto il nome del Signore, quindi. Verso 17 del capitolo 11, leggiamo quanto segue. Ora io non vi lodo in questo, che io vi dichiaro, cioè che voi vi radunate non in meglio, ma in peggio. È un bel rimprovero. Poi passiamo al verso 21 e dice: perciò che nel mangiare ciascuno prende innanzi la sua propria cena, e l'uno ha fame e l'altro è ebro. Qui praticamente sta parlando della Santa Cena. Poi andiamo avanti, verso 27, leggiamo: perciò chiunque avrà mangiato questo pane, parlando appunto della Santa Cena, e bevuto il calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. E nel verso 30 leggiamo: perciò fra voi vi sono molti infermi, malati, e molti muoiono. Ecco qui un passo molto importante. Non tutti i peccati, dirà Giovanni, menano a morte, ma vi è uno che mena a morte. Ve ne sono alcuni che menano a morte, addirittura qui parla anche soprattutto di una morte anche materiale, perché è chiaro che il peccato mena a morte spirituale, qualsiasi peccato, tutti i peccati portano all'inferno, non ci sono peccati bianchi e peccati neri, ma non tutti i peccati hanno la stessa conseguenza materialmente parlando. E alcuni peccati, diciamo materialmente parlando, come conseguenza hanno un semplice rimprovero, altri peccati avranno delle conseguenze molto più gravi, anche la perdita del ministero acquisito per grazia, e altri peccati come quello di mangiare la Santa Cena indegnamente hanno una conseguenza che l'ira di Dio può venire, e alcuni morivano per questo. Benedetto il nome del Signore, questo è molto chiaro. Noi abbiamo un Dio che è un Dio di amore, è un Dio che ha dato tutto se stesso, che ha dato il suo figliuolo, ma attenzione, perché il suo figliuolo, come è descritto nell'Antico Testamento, è la pietra del cantone, e attenzione che quella pietra non diventi la pietra d'inciampo, perché il sangue di Cristo ci può lavare, ma ci può anche condannare, e quindi Dio è anche un Dio di fuoco, è un fuoco consumatore. E attenzione, se ci allontaniamo dalla grazia di Dio, perché poi dovremo affrontare invece l'ira di Dio, perché l'ira di Dio va
sui figlioli, dirà altrove, della disubbidienza. Tutti questi versi non si possono cancellare. Molte dottrine propongono un buon Dio, che puoi fare tutto quello che vuoi, non ti preoccupare, sarai ricco, non sarai mai più malato. L'apostolo Paolo è stato malato, qui addirittura leggiamo che morivano. Attenzione a giocare con la Sacra Scrittura. Tagliamo rettamente la parola di Dio. Vero è che Dio è un Dio di amore, che ama tutti, che vuole perdonare, ma quando noi abbiamo conosciuto, come dirà l'epistola agli ebrei, se noi abbiamo conosciuto questa via e volontariamente la calpestiamo, non c'è più alcuna opportunità per quelli che una volta hanno gustato i doni celesti che vengono dall'alto e volontariamente li rinnegano, li rifiutano, li calpestano e tornano da dove sono venuti. Per loro non c'è più alcuna speranza. Ovviamente qui si sta parlando di apostasia, di una vera e propria decisione di apostatare, di rifiutare volontariamente il regno di Dio dopo averlo potentemente conosciuto. Infatti l'apostolo Saulo di Tarso non lo aveva conosciuto, ecco perché lo perseguitava, ma dopo che lo ha conosciuto, che ha gustato la sua potenza, se fosse ritornato indietro, per lui non ci sarebbe stata più nessuna possibilità, ma così non è stato, è stato fedele fino alla morte, e così dobbiamo essere noi. E quindi l'apostolo qui sta intervenendo con gamba tesa, in maniera che questa chiesa ai Corinti non arrivasse fino al punto tale che poi non ci sarebbe più speranza, perché non è che uno si sveglia la mattina e dice ops, sono diventato un lupo. No, tu sei una pecora, c'è un processo, pecchi oggi, pecchi domani, pecchi dopodomani, Dio ti chiama, ti richiama, ti richiama, ti richiama, come faceva con l'antico Israele che mandava profeti a più non posso, ma poi quando ti ostini a non ascoltare più la voce di Dio, arriverà un punto che il Signore dirà basta, e quando sarà basta ci sarà l'ira di Dio. Bene, vogliamo leggere il verso, vediamo, benedetto il nome del Signore. No, allora passeremo invece al capitolo numero 15, lo vado a cercare nella mia Bibbia, il verso 12, e leggiamo: ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai dicono alcuni che fra voi non vi è risurrezione dei morti? E quindi ovviamente quando c'è, come dire, una mancanza di spiritualità nel credente, quando non si vive questo Vangelo, si inizia anche a predicare Vangeli diversi. Ovviamente questa è una profezia anche per la Chiesa degli ultimi tempi, la quale vuole rinnegare il rapimento della Chiesa, come dirà l'apostolo Pietro. E infatti oggi più che mai si sta rinnegando il rapimento della Chiesa, si sta insegnando che addirittura la Chiesa passerà per la grande tribolazione. Quando noi abbiamo fatto un video che si intitola Il rapimento della Chiesa, dove spieghiamo tutte queste cose, sono vere e proprie eresie. C'è una risurrezione dei morti, c'è un rapimento della Chiesa, non sappiamo il giorno e l'ora, ma sappiamo il tempo che è oggi. E quindi anche loro che vogliono rappresentare la Chiesa degli ultimi giorni cominciano a insegnare dottrine diverse, perché l'ho detto e lo voglio ripetere: quando non si vive questo Evangelo, automaticamente un velo ti cade davanti agli occhi e cominci a insegnare dottrine diverse. Bene, vogliamo tornare invece al capitolo 11, quindi volto pagina, capitolo 11, ma il verso 4, e leggiamo quanto segue: ogni uomo, benedetto il nome del Signore, orando o profetizzando col capo coperto, fa vergogna al suo capo, ma ogni donna, orando o profetizzando col capo scoperto, fa vergogna al suo capo. Ora non voglio parlare del velo in testa, perché non è questo. Infatti poi al verso 15 dirà: poiché la chioma le è data per velo, quindi c'è tutto un discorso in più, c'è il fatto che qui nell'epoca greca, proprio
ai Corinti, la donna che non si velava, diciamo, non aveva una buona reputazione, spesso faceva dei lavori, come dire, molto meschini. Ma non è questo l'oggetto. Invece quello che desidero ricalcare è che ogni donna che profetizza, cioè che parla, come vediamo, la donna può parlare tranquillissimamente. Benedetto è il nome del Signore. E quindi non è vero che la donna non può parlare, ma appunto dobbiamo leggere tutto quanto nel contesto. E quindi è in un contesto di disordine, in un contesto che c'erano delle donne che facevano dei grandi disordini, che Paolo interviene a gamba tesa e insomma è come se gli dicesse: state zitta, falla venita, sii ordinata. Questo non significa che diciamo c'è una certa differenza di doveri, perché poi più avanti dirà: alla donna non è permesso di insegnare, quello per quanto riguarda il vero e proprio dottorato della parola, anche se, ripeto, ci sono delle eccezioni, lo abbiamo potuto vedere anche nella storia, e voglio dire, ma questa appunto è un'altra storia che non fa parte dell'oggetto di questa seduta. Bene, ora vogliamo passare al capitolo 10, quindi andiamo un pochino indietro, nel verso 10, come se non bastasse, guardate cosa gli dicono questi signori. E non mormorate come alcuni mormorano, onde perirono per il distruttore. Benedetto è il nome del Santo Signore. Quindi non facevano altro che mormorare. Mormorare, parlare male gli uni degli altri, da non confondersi col denunciare l'apostasia. Un conto è andare in giro per le chiese a mormorare, a raccontare i pettegolezzi, e un conto invece è denunciare l'apostasia. Quella è un'altra cosa, ovviamente, ma non era il caso loro. Vogliamo invece passare alla seconda epistola ai Corinti, capitolo 10, lo vado a cercare nella mia Bibbia, sempre il verso 10, leggiamo: perciò che ben ne sono, dice qualcuno, le lettere gravi e forti, ma la presenza del corpo è debole e la parola dispregevole. Ora però, se noi leggiamo l'originale, che adesso non l'ho qui con me, se noi leggiamo l'originale, leggeremo che dicevano che l'Apostolo Paolo in pratica non sapeva predicare, non sapeva parlare. Benedetto il nome del Signore. Quindi, come vedete, era una chiesa completamente in balia, in mano a Satana, quasi, oseremo dire. Forse sarà un po' duro come termine, ma perdonatemi se sono stato troppo duro, ma possiamo vedere diciamo questa cerchiamo di farla il più veloce possibile, meditazione, che è una chiesa che ci lascia perplessi e a bocca aperta. Bene, lo ripeto, ogni tanto lo voglio ripetere, è in questo contesto che dobbiamo esaminare Prima Corinti 14 dal 26 in poi, il cosiddetto ordine del culto. Bene, ora qualcuno si chiederà: come mai, se più che dei cristiani erano dei grandi pagani, come mai avevano tutti questi doni? È una bella domanda, perché infatti l'Apostolo Paolo dirà che ben voi avete talmente tanti doni da superare di tutte quante le chiese. Ma com'è possibile questo? Perché forse Dio li compensava? No, assolutamente no. Ma il punto è questo. Fornirò una risposta molto veloce. La prima risposta è che non erano tutti così. Puoi vedere 2 Corinti 8:7, 8:24 e 10:2. Non erano tutti così, ce n'erano molti invece che si erano mantenuti integri e di conseguenza avevano questi doni. Secondo poi, all'inizio comunque era una comunità sana, santa, erano partiti molto bene sotto, diciamo, la guida dell'Apostolo Paolo, e quindi non difettavano di alcun dono, ma, come si dice, strada facendo, altri invece sono come dire, caduti. In Matteo 7, 21, 22 e 23
troviamo un grande insegnamento, che ne abbiamo parlato altrove, quindi non calcheremo molto, che non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma molti in quel giorno mi diranno Signore, Signore, ora vado a memoria, noi in nome tuo abbiamo profetizzato e abbiamo fatto anche dei grandi segni. Ma il Signore risponderà e dirà dipartitevi da me, operatori di iniquità, in quanto io non vi conobbi giammai. Quindi, come vediamo, come scritto, come ribadito anche in Deuteronomio 13, il miracolo non è indice di presenza di Dio, benedetto è il santo nome del Signore, anzi non attesta proprio la presenza di Dio, ma quello che comporta se un uomo è da Dio o non è da Dio non è il fatto se fa o non fa dei miracoli, ma lo si evince dai suoi frutti, quindi dal fatto se vive o non vive la parola di Dio. Bene, quindi vogliamo tornare invece al nostro passo intro. Il nostro passo intro è Prima Corinti 14 e lo vado a cercare nella mia Bibbia, Prima Corinti 14 dal 26. Benissimo. E quindi l'Apostolo Paolo comincia e dice: che conviene dunque fare, fratelli? Insomma, dopo tutto questo che voi fate, che voi state facendo, dopo tutto questo, ma che conviene fare? Cioè, com'è che veramente vi dovete comportare? Come state facendo? No. Invece, quando voi vi radunate, avendo ciascuno di voi chi salmo, chi dottrina, chi linguaggio, chi rivelazione, chi interpretazione, ma facciasi ogni cosa per l'edificazione. E se alcuno parla linguaggio strano, facciasi questo da due o da tre al più, e l'uno dopo l'altro, come dire, non tutti quanti insieme, tutti questi schiamazzi, come vediamo oggi in molte parti, dove vediamo capriole, gente che cade all'indietro, che è completamente antibiblico al 100%, santa risata, di più, chi più ne ha più ne metta. No, l'Apostolo Paolo interviene a gamba tesa per mettere ordine nella Chiesa, rimproverando i loro disordini, i quali appunto lui si sforza a correggere, a disciplinare la loro condotta in maniera tale che non scadano dalla grazia, anche se molti erano già ormai pressoché scaduti. E quindi li richiama per la confusione, come abbiamo potuto vedere nel verso 26. Benedetto il nome del Signore, poi dirà nel verso 27: mi raccomando, quando parla uno, l'altro non si intrometta, lo lasci finire, parlate in due, in tre, in quattro, in cinque, in sei, c'è un disordine e uno schiamazzo che più non posso. E ciò, tutto questo viene confermato anche dal verso 39 e dal verso 40. Benedetto è il nome del Signore, il quale dice: così dunque, fratelli miei, appetite come a gara il profetizzare e non divietate il parlare linguaggi, ma facciasi ogni cosa onestamente e con ordine. Il che significa appunto che c'era un gran baccano e un gran disordine. E quindi l'Apostolo Paolo non vuole annullare lo spiritualismo, ma neanche il biblicismo, come abbiamo spiegato nel nostro video intitolato Apocalisse, le 10 vergini. Bisogna avere tutte e due, non bisogna impedire l'opera dello Spirito Santo, ma neanche bisogna scambiare l'opera dello Spirito Santo con l'opera della carne, creando così disordini e quant'altro. Guai a chi impedisce l'opera dello Spirito Santo, ma guai a chi non frena l'opera della carne. Ecco qui il fedel ministro che cerca, come dire, l'opera dello Spirito Santo con ordine, ma anche con spiritualità. Quindi tutti potete fare tutto, dirà nel verso 27, perché il senso è questo, ma l'uno dopo l'altro. Tutti potete parlare lingue, profetizzare, fare tutto, ma fatelo con ordine, fatelo con decoro. Benedetto il nome del Signore. Addirittura dirà: se qualcuno viene estraneo, invitato, e questo in un'altra parte, se qualcuno viene invitato che non conosce queste cose e vi sente parlare in
in lingue, non dirà forse che voi siete fuori, come scritto nel verso 23. Se dunque quando tutta la chiesa è radunata insieme, tutti parlano linguaggi strani, ed entrando gli idioti, proprio come dice l'originale, gli idioti o gli infedeli, non diranno essi che voi siete tutti fuori di senno, ovvero senza raziocinio? Quindi ponderate bene come vi comportate anche davanti agli infedeli. Benedetto è il nome del Signore. E quindi non proibite lo spiritualismo, ma fatelo con ordine e con decoro. Benedetto è il santo nome del Santo Signore. Vogliamo leggere il verso 32. Il verso 32 dice che gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. E qui l'Apostolo dice una delle più grandi verità che possano esistere e che purtroppo viene poco presa in considerazione. Qui infatti l'Apostolo sta ponendo enfasi a questa grandissima, lo voglio ripetere, verità, ovvero che Dio largisce alla Chiesa i suoi doni, i quali pur essendo forti, essendo potenti, hanno una caratteristica, che sono tutti sottoposti a chi li riceve. Infatti mai un dono di Dio sarà più grande di Dio, e mai un dono sarà più grande di chi lo possiede. È impossibile questo. E Dio non annullerà mai il raziocinio o il senno o la ragione, chiamalo come vuoi. Al contrario, laddove non c'è, lo andrà a creare. Leggi 2 Timoteo 1,7. Dio ci ha dato uno spirito di autocontrollo o di correzione. Bene, ora i piccoli nella fede, attenzione, vanno tollerati se parlano in lingue. Benedetto il nome del Signore. Ma man mano che cresceranno, come dire, andranno sempre di più a, come dire, avere l'autocontrollo quando servirà, quando appunto entreranno degli infedeli che non conoscono queste cose, si sapranno comportare, come dire, come si deve. Ma attenzione a proibire di parlare in lingue, dirà altrove l'Apostolo Paolo. Quindi cerchiamo sempre l'equilibrio. Non dobbiamo impedire lo spiritualismo, non dobbiamo impedire il manifestarsi dello Spirito Santo, ma dobbiamo stare attenti anche a discernere qual è la manifestazione dello Spirito Santo e quando invece si comincia a creare disordine e qualche altra cosa. Insomma, il giusto equilibrio che viene appunto dalla parola di Dio e dal mettere in pratica la parola di Dio, perché come già detto prima, se non la mettiamo in pratica, poi rischiamo anche di cominciare a predicare cose che non stanno scritte né in cielo né in terra. Ora, tornando ai doni, la differenza fra i doni di Dio e i doni invece che da Satana ai suoi seguaci è proprio questa, che i figli di Dio hanno autorità sul dono che posseggono ed essi, ovvero ad essi, non viene annullata la propria personalità, la propria ragione. Come abbiamo potuto leggere, è scritto giudichino, giudicare è importante. Ora, la propria coscienza, la propria libertà decisionale non viene messa in pericolo per quanto riguarda i doni di Dio. Essi non perdono mai la coscienza, non vanno mai in estasi e non si comportano mai come degli squilibrati. Invece, al contrario, i figli di Satana, quando ricevono dei doni, non hanno potere decisionale, implicando così che si tratta di una vera e propria possessione demoniaca, per cui tutto è meno che un dono. Essi vanno in trance, perdono coscienza e, se a questo ci vogliamo aggiungere droghe o alcol, che dire, il pasticcio è bello che è fatto. Benedetto il nome del Signore. Infatti nel verso 32 vogliamo leggere quello che abbiamo già letto, ovvero che gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. E nel verso 39 lo ripete quello che abbiamo già detto: così dunque, fratelli miei, appetite come a gara al profetizzare,
e non divietate il parlare linguaggi, non divietate, ma fate ogni cosa onestamente e per ordine. Quindi non impediamo assolutamente l'opera, il manifestarsi dello Spirito Santo. Quel ministro che impedisce il manifestarsi, l'opera dello Spirito Santo, dovrà rendere conto a Dio di questo, ma attenzione anche a invece lasciare, come dire, briglia sciolta a quello che invece non è il manifestarsi dello Spirito Santo, ma altro non vuole essere che un mero disordine, come stava succedendo qui nella chiesa dei Corinti, che parlavano 2, 3, 4 tutti quanti insieme, chissà quanta gente, poi magari entrando, come abbiamo letto nel verso 23 del capitolo 14, entrando che non era della fede, vedendo quel disordine, dirà appunto: questi sono, proprio come dice l'originale, degli idioti e degli infedeli. Questo nel linguaggio originale, nel greco antico, utilizzerà queste parole forti. L'apostolo Paolo era di temperamento forte. E quindi benedetto è il nome del Signore. Nel verso 39 l'apostolo specifica che si può e si deve fare tutto, ma però si deve fare con ordine. Benedetto è il santo nome del Santo Signore. Ora, nel verso 29 dice: benedetto è il nome santo del Signore. Voglio leggerlo, verso 29: parlino 2 o 3 profeti e gli altri giudichino. Ok, e su questa parola giudicare desidero spenderci qualche parola, che è molto importante. Giudicare nel linguaggio originale, il greco antico, si dice diakrinetosan. Ha molte caratteristiche, anche se tu vai a vedere il vocabolario della lingua italiana sul significato della parola giudicare, potrai vedere che rappresenta i seguenti significati. Giudicare significa sottoporre a giudizio, giudicare significa valutare, giudicare significa pensare, giudicare significa reputare, giudicare significa decidere qualche cosa, giudicare significa essere dell'opinione, giudicare significa considerare, giudicare significa riconoscere, giudicare significa atteggiamento critico, giudicare significa pensare. Di conseguenza, chiedere a qualcuno di non giudicare equivale a chiedere di non pensare, di non sottoporre a giudizio, di non valutare, di non pesare, di non reputare, di non decidere qualcosa, di non essere dell'opinione, di non considerare, di non riconoscere, di non avere un atteggiamento critico e di non pensare. In poche parole, ti stanno chiedendo questo, il che è completamente illogico, irrazionale e completamente senza senno. E tutto questo nel nome di Matteo 7:1, dove si legge Matteo 7:1 e si mette il punto e si dice: io vi dico di non giudicare, perché con la stessa maniera che voi giudicherete sarete giudicati. Benissimo. Ma poi subdolamente si mette il punto: ma io voglio ricordare che la scrittura, l'originale, non ha punteggiatura, tanto per cominciare. E leggi tutto quanto, il contesto, leggi tutto il discorso, come stiamo facendo noi con l'epistola ai Corinti, non mettere il punto. Matteo 7:1 non sta dicendo di non giudicare, ma sta dicendo di non condannare ipocritamente, il che è tutta un'altra cosa. Infatti chi giudica, se continui la lettura, leggerai, chi giudica fa le stesse cose, come ribadisce l'apostolo Paolo ai Romani capitolo 2 verso 1. Quindi tu che rubi, dici di non rubare, giudichi, condanni e rubi anche tu. Questo sta dicendo lì l'apostolo Paolo. E poi non confondiamo condannare con predicare o con denunciare. È come se qualcuno va dai carabinieri per fare una denuncia di un furto e quello gli dice non fare il pettegolezzo. Un conto è fare i pettegolezzi, un conto è denunciare, un conto è condannare, un conto è predicare. Sono cose completamente diverse. Appunto, noi dobbiamo giudicare ogni cosa,
come è scritto appunto in Prima Corinti 14 verso 29, parlino due o tre profeti e gli altri giudichino. Bene, vogliamo leggere anche Luca 12:57, lo vado a cercare nella mia parola, nella mia Bibbia, scusate, Luca 12:57, benedetto il nome del Signore, leggiamo quanto segue. E perché da voi stessi non giudicate ciò che è giusto. Ecco qui, altro che se non dobbiamo giudicare. Giovanni 7:24, vogliamo leggere, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Giovanni 7:24, benedetto il nome del Santo Signore, vogliamo concludere il più presto possibile per non farla troppo lunga. Santo il nome del Signore, non giudicate secondo l'apparenza, ma fate giusto giudizio. Come vedete, dobbiamo giudicare, ma dobbiamo farlo con razionalità. Così come non giudicare è irrazionale, anche giudicare in maniera malvagia è irrazionale. E Atti 4:19, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Atti 4:19, leggiamo quanto segue. Ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero loro: giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio. Ecco qui nuovamente che si leggerà appunto la parola giudicare, e concludiamo con Levitico 19:15, benedetto è il nome del Santo Signore, lo vado a cercare, Levitico 19:15. Santo, 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 non fate iniquità in giudizio, non aver riguardo alla qualità del povero e non portare onore alla qualità del grande. Rendi giusto giudizio al tuo prossimo. Come vedete, è completamente irrazionale non giudicare, dobbiamo giudicare, anche perché se non giudichiamo, come faremo a mettere in pratica Galati 1:8? Ovvero, se un angelo del cielo ci recasse un Vangelo diverso, come faremo a riconoscerlo se non lo giudichiamo alla luce della parola di Dio? Quindi tutto ciò che si fa nella pubblica adunanza deve essere giudicato in base, io ho tirato fuori tre punti. Il primo punto è giudicato in base al fondamento, quindi alla Bibbia, come scritto in Prima Corinti capitolo 3 dal verso 9 in poi: non porre altro fondamento oltre quello già posto. Quindi in base alla Bibbia, ma poi dobbiamo giudicare anche in base all'amore e giudicare anche in base alla ragione, al senno, al raziocinio. La Bibbia mi dice che ogni cosa deve essere fatta con ordine, ma attenzione, lo abbiamo detto e lo vogliamo ripetere, attenzione a non chiudere, a non sbarrare le porte all'opera di Dio in nome dell'ordine. Attenzione! Questo è confermato sia dalla Bibbia, che dall'amore, che dalla ragione. Come abbiamo appena detto, appunto, utilizziamo per giudicare queste tre posizioni: Bibbia, amore e ragione. Ti voglio fare un esempio. Se un fratello durante una predicazione all'improvviso viene battezzato con lo Spirito Santo, cosa faccio io che sto parlando? Benedetto il nome del Signore? Beh, semplicemente smetto di predicare e lascio spazio all'opera di Dio e gioisco dell'opera di Dio e me ne rallegro dell'opera di Dio. Benedetto il nome del Signore. Una chiesa magari che ha 1.000, 2.000, 3.000 persone si organizzerà in maniera diversa, ma mai sbarrare le porte allo Spirito Santo. Viceversa, se è una persona che ormai, diciamo, è anziana nella fede, ha molti anni nella fede e, diciamo, non per l'opera dello Spirito Santo ma di testa sua si mette a fare chiasso e baccano, certamente in quel caso sta sbagliando lui. Quindi giudichiamo sempre, facciamo ogni cosa con ordine e stiamo attenti a queste dottrine che stiamo assistendo ai nostri giorni, dove vediamo persone che cadono all'indietro e che ridono sforsennatamente quando Gesù non ha mai riso, piuttosto pianto. Quindi la santa risata, lo spirito dell'ubriachezza,
Tutti questi spiriti qui non trovano riscontro biblico, non trovano posizione nella parola di Dio, ma piuttosto trova posizione, sì, l'opera di Dio, ma con ordine, con decoro. La potenza non annulla l'ordine e soprattutto ricordate che lo spirito è sottoposto, cioè il dono è sottoposto al profeta. E il dono non potrà mai essere più grande di colui che riceve il dono, perché il dono è per la persona e la persona non è per il dono. Benedetto è il nome del Santo Signore. Con questo abbiamo concluso, quindi voglio concludere ricordando quanto ho già detto: non impediamo l'opera dello Spirito Santo, ma tutto sia fatto con ordine, con criterio, con decoro, con razionalità, giudicando tutto, soprattutto giudicando chi predica, perché chi predica deve essere giudicato. Il predicatore che dice "non mi giudicare" gatta cicova, come diciamo a Roma e anche altrove. E è molto importante che qualsiasi predicatore dica che non deve essere giudicato sia considerato egli anatema, perché sta andando contro la parola di Dio. E ricordate quello che è scritto in Ecclesiaste 3: per tutto vi è un tempo per pregare, un tempo per testimoniare, un tempo per predicare, ma se Dio vuole, egli si può prendere il tempo di una cosa per usarlo per un'altra cosa, ma che sia Dio a farlo e che non sia né la tua carnalità e né la tua mente. E con questo ti saluto tanto, che Dio ti benedica, e a Dio sol savio vada sempre la lode, la gloria e l'onore da sempre in eterno. Amen.